sollevati ed emozionati. È questo lo stato d'animo con cui vi raccontiamo la video recensione di Onward Oltre la Magia. Sollevati perché dal primissimo trailer onestamente non eravamo rimasti positivamente impressionati da quanto visto, un po' perplessi sia dal character design che da quanto emergeva dalla storia, ma sono timori fortunatamente fugati dopo aver visto il bellissimo film Pixar. Siamo usciti dalla proiezione molto divertiti da una storia che conduce lo spettatore in una appassionante avventura sostenuta da temi importanti raccontati con la consueta profondità dalla casa che fu di John Lasseter. A partire da un primo fondamentale punto, mai smettere di credere. Ma prima di credere, speriamo, alla nostra video recensione, noi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video targato Movie Player. Meraviglia e magia. Il mondo ne era pieno nei tempi antichi, ma i tempi cambiano e l'umanità, anche intesa nel senso più ampio di un mondo fantastico popolato anche da elfi e altre creature incantate, si è adagiata sulla via facile della tecnologia per le mansioni quotidiane. D'altra parte, andare in auto è più comodo di correre in giro sui propri zoccoli da centauro e accendere una lampadina è meno faticoso di usare un incantesimo per fare luce. La tecnologia, insomma, ha preso il sopravvento, spegnendo quella scintilla magica che colorava la vita degli esseri viventi. E lo ha fatto abbruttendo gli unicorni e addomesticando i draghi. In questo mondo più ampio, che ricorda anche per certi versi il Bright di Netflix, Onward ci racconta la storia di due fratelli elfi, Ian e Barley, e del regalo ricevuto al 16° compleanno del primo dal padre morto da tempo. Quello del padre dei due ragazzi è un messaggio importante, un incantesimo per ritrovarsi con loro, ma anche un importante invito a riscoprire quel mondo di magia tanto messo da parte. Un invito che i due ragazzi accoglieranno partendo per un'avventura ricca di pericoli e di fascino, di riscoperta di sé e del rapporto tra loro. Il tutto tra creature fantastiche di ogni tipo e di quei messaggi universali che la Pixar sa instillare così bene nelle proprie storie. Ian e Barley sono due fratelli molto diversi tra loro, e in originale sono doppiati da due fantastici Tom Holland e Chris Pratt. Il primo non ha mai conosciuto il padre e spera tanto in un incontro con il genitore. Il secondo conserva alcuni preziosi ricordi di lui, ma vive con il rammarico di non avergli potuto dare un ultimo saluto. Entrambi, in modo diverso, cresciuti senza la guida paterna. Due caratteri diversi che rappresentano le colonne portanti della storia che ci racconta Dan Scanlon, già conosciuto come regista del divertente Monster University. Colonne sulle quali poggia l'architrave emotivo del racconto e quel viaggio che canalizza i diversi temi cari alla Pixar. La scoperta di se stessi, l'accettazione e l'importanza del ricordo del passato, assieme alla necessità di superare i propri timori per crescere e maturare, affrontando così ogni difficoltà per diventare più forti. Quello che circonda i due fratelli è parte di un contesto declinato con una forte dose di umorismo, ornamenti di un mondo fantastico che in realtà ha smesso di esserlo. Che siano le pixie motocicliste incrociate per strada o la manticora che ha lasciato andare il mondo dell'avventura e del pericolo, si tratta di personaggi pittoreschi che si sceglie, purtroppo, di non approfondire per non distogliere l'attenzione dei due fratelli protagonisti, ma che contribuiscono comunque alla componente più vivace e divertente del mondo di Onward. Una fauna fantastica che colora il mondo costruito dalla Pixar, così come accadeva nel bellissimo Zootropolis di casa Disney, e potrebbe rappresentare il perfetto contesto per ulteriori storie e film nel prossimo futuro, sempre se l'accoglienza del pubblico sarà adeguata a supportare dei sequel. Un mondo che ha smesso di sognare e credere nella sua componente più magica è un mondo, diciamolo, molto simile a quello in cui viviamo. È l'ulteriore monito della Pixar per se stessa e per noi spettatori. Come il giovane Ian, dobbiamo credere in noi stessi per superare i nostri timori e crescere, a qualunque età e in qualsiasi ambito. Un tema importante che va declinato anche in un'ulteriore forma, perché è ugualmente importante tener vivi i nostri sogni e quella fiammella di magia che arde nei nostri cuori, per evitare di cedere alla routine di grigia quotidianità che affoga le nostre vite. Il mondo ha bisogno di affidarsi ancora alla magia, alla fantasia e ai sogni. Un messaggio che ci sentiamo di accogliere con tutto il nostro cuore. E voi siete pronti a credere ancora? E siete felici di poter tornare in sala a vedere finalmente un film tanto atteso come Onward? La risposta la potremo avere tutti dal 19 agosto, quando l'ultima fatica Pixar arriverà nei cinema italiani.